sindacati non sono stati invitati alla concertazione tra Rete Ferroviaria Italiana e Regione Molise per gli interventi sulla tratta Campobasso-Venafro. Si temono tempi molto lunghi. Confronto tra il consigliere regionale Iorio e i lavoratori della Unilever in presidio allo stabilimento di Pozzilli, sollecitate risposte ed interventi. In aumento episodi di violenza nei confronti di medici e personale che opera nel 118 e pronto soccorso, l'ordine della categoria chiede garanzie all'azienda sanitaria. Al comune di Isernia è stato approvato il piano triennale per l'anticorruzione e la trasparenza, la giunta ha esposto gli obiettivi messi in campo dal centrodestra. Buonasera e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Interruzione prolungata e totale della linea ferrata tra Campobasso e Venafro. I sindacati non ci stanno e intendono sedersi al tavolo del confronto con l'ente regione e Rete Ferroviaria. Il servizio. In merito alla paventata lunga chiusura della tratta ferroviaria Campobasso-Venafro, le forze sindacali hanno richiesto con urgenza all'assessore regionale Vincenzo Niro un tavolo tecnico per affrontare le problematiche che investono il trasporto ferroviario locale. Ad oggi la concertazione tra le parti vede solo la partecipazione di Rete Ferroviaria Italiana e Regione, mentre sono state escluse le rappresentanze dei lavoratori. CGL e CISL e UIL inoltre sono fortemente contrarie alla chiusura totale per diversi mesi della tratta. L'ipotesi di una lunga interruzione determinerà inevitabili conseguenze, come i maggiori tempi di percorrenza degli autobus sostitutivi tra il capoluogo molisano e la città di Cassino rispetto a quelli garantiti dal treno. Una chiusura prolungata della tratta comporterà l'attestarsi della maggior parte dei treni proprio a Cassino, il che determinerebbe un ulteriore disservizio per l'utenza molisana in relazione all'affollamento dei treni che caratterizza la stazione in provincia di Frosinone. A ciò vanno aggiunti i problemi del trasporto degli utenti a ridotta mobilità, il trasporto animali, bagagli speciali, emergenza ambientale e la diffusione delle polveri sottili. I sindacati condividono la necessità di elettrificare la rete ferroviaria della regione, ma auspicano un confronto aperto a tutte le parti interessate per trovare soluzioni ai disagi e rendere un servizio pubblico migliore per i viaggiatori. I carabinieri del NAS di Campobasso, dopo ispezioni in case di riposo e comunità alloggio per anziani del Molise, hanno denunciato 36 persone fra amministratori pubblici e titolari di strutture che a vario titolo sono responsabili dei reati di abuso, omissione di atti d'ufficio, truffa ai danni dell'INPS, sfruttamento del lavoro e abbandono di persone incapaci. Chiuse una casa di riposo del Basso Molise e una comunità alloggio per anziani della provincia di Isernia, priva di autorizzazione comunale, dei requisiti organizzativi e strutturali. Due giovani di Campobasso, di cui uno minore, fermati e denunciati dai carabinieri per aver asportato capi di abbigliamento da un negozio del capoluogo per un valore complessivo di 250 euro circa. Entrambi, col pretesto di provare dei vestiti, entrati nei camerini, hanno staccato i dispositivi antitaccheggio indossando la merce prima di darsi alla fuga. L'azione è stata però notata dai dipendenti, che hanno allertato i militari, i quali, giunti sul posto, hanno ricostruito la dinamica dei fatti identificando i responsabili. Ed è stato fermato durante un controllo veicolare dai carabinieri di Termoli, nei guai un 23enne già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di 6 grammi di cocaina. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre il giovane è stato deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Rilanciare la zona economica speciale e rafforzare la strategia nazionale per le aree più deboli della penisola. Questo è l'impegno preso in Molise dal ministro Giuseppe Provenzano. Lo Stato deve essere più vicino ai comuni della periferia italiana per drenare l'isolamento geografico e ridare speranza a realtà spesso depauperate dal calo della popolazione, soprattutto quella giovanile. Questo l'auspicio del ministro per il Sud Giuseppe Provenzano a conclusione della lunga giornata vissuta ieri in Molise. Tra i primi provvedimenti del governo nazionale, quello di rilanciare la zona economica speciale adriatica e la strategia delle aree interne.
Nelle aree produttive dobbiamo rilanciare lo sviluppo con le zone economiche speciali, con la ZES adriatica che può dare opportunità importanti anche alla vocazione industriale di questo territorio, e nelle aree interne invece dobbiamo rafforzare la strategia nazionale per le aree interne. Questa siamo in una delle aree pilota della strategia, adesso noi dobbiamo semplificare i processi ma mantenere quello spirito di partecipazione, di integrazione anche nella programmazione dei servizi, che è essenziale nella strategia, e non concentrarci soltanto sui servizi ma anche sull'attrazione e il consolidamento delle attività imprenditoriali, artigianali, commerciali di questi luoghi, che spesso resistono tra mille difficoltà e che invece dobbiamo avere anche la capacità di attrarre. Per farlo bisogna spezzare l'isolamento infrastrutturale, questo è un tema decisivo anche in Abruzzo, in tutto il Mezzogiorno. Nella legge di bilancio abbiamo stanziato 90 milioni per l'insediamento di attività imprenditoriali, artigianali, commerciali. Nelle zone economiche speciali c'è un credito di imposta importante e altri strumenti di incentivazione sono presenti. Noi non dobbiamo fare di tutto il sud però una zona eccezionale, dobbiamo innanzitutto far funzionare le politiche ordinarie e i fondi che abbiamo, e dobbiamo spenderli con maggiore velocità. Questo anche il governo centrale deve fare uno sforzo, deve rendere la sua amministrazione più vicina ai comuni direttamente, che molto spesso invece non riescono ad accedere a quei canali di finanziamento, anche perché sono privi di quelle risorse tecniche molto spesso che invece dobbiamo rinforzare. Lo faremo anche con i fondi europei. Perdere 500 posti di lavoro sarebbe un dramma sociale insopportabile per questo territorio che ha già subito altre devastazioni aziendali. Questa mattina il consigliere regionale Michele Iorio si è recato allo stabilimento Unilever di Pozzilli per parlare con i dipendenti in presidio da 3 giorni. Una situazione preoccupante, mancano investimenti sul sito e si rischia lo spostamento della produzione a Casal Pusterlengo. Per Iorio è fondamentale ascoltare anche i sindacati ed il Ministero dello Sviluppo Economico per definire con precisione quale sarà il futuro dell'azienda e quali gli eventuali necessari aiuti da mettere in campo per scongiurare la chiusura. Il Consiglio regionale approva con voto unanime numerosi provvedimenti tra mozioni ed ordini del giorno indirizzati soprattutto a quelle azioni che favoriscono il turismo, la cultura e le tradizioni, oltre che ispirati alle tematiche lavorative. Lavoro fruttuoso in Consiglio regionale, dove sono stati approvati con voto unanime alcune mozioni ed ordini del giorno, documenti ispirati soprattutto a dare soluzioni alle varie problematiche presenti nel territorio molisano e a dare indirizzi in tema di ambiente, turismo e cultura. Un primo atto è stata la mozione che ribadisce l'importanza dei laghi per lo sviluppo della regione. A tal riguardo la mozione, con primo firmatario il consigliere Angelo Primiani, si basa sul possibile finanziamento delle azioni di valorizzazione dei sistemi lacuali e dunque impegna sia il presidente Toma che l'assessore di competenza a prevedere le risorse disponibili nella prossima programmazione. Anche la festa del pastore a Rocca Mandolfi, protagonista di una mozione firmata in primis dal consigliere Iorio, ha ottenuto il consenso unanime, impegnando il presidente Toma alla concessione di un congruo finanziamento. Ancora unanimità per la mozione dei consiglieri del Movimento 5 Stelle relativa alla riforma dei consorzi industriali e le linee di indirizzo sul riordino della governance nelle aree produttive, un argomento che merita una riflessione davvero più completa e una nostra specifica attenzione che affronteremo nel più prossimo futuro. Altro voto unanime per la mozione della consigliera Calenda su monitoraggio e le azioni volte a prevenire e a contrastare l'emergenza limantria, lepidottero particolarmente aggressivo con il fogliame delle piante da frutto. Approvazione inoltre di alcuni ordini del giorno, come quello presentato dalla consigliera Ida Romagnuolo, che impegna il Presidente della Giunta a porre in essere ogni atto e iniziativa a che si giunga celermente all'operatività dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per rendere migliore la qualità di vita delle persone affette da fibromialgia.
Altro ordine del giorno, a firma dei consiglieri Fanella e Fontana, sul ripristino delle fermate degli autobus nella zona industriale di Atessa. Gli stessi hanno proposto una mozione, discussa insieme all'ordine del giorno, relativa alla richiesta di rimodulazione del servizio di trasporto pubblico per le tratte di collegamento da Termoli, Montenero, Ururi, Palata e Trivento per la stessa zona industriale di Atessa. Ed ancora approvato all'unanimità a Palazzo Daimmo l'ordine del giorno della consigliera Ida Romagnolo sulla riattivazione dei progetti rivolti a bambini e ragazzi con dislessia, ha richiesto un immediato ed urgente interessamento alla questione e l'impegno al reperimento nella predisposizione del bilancio regionale di risorse utili al finanziamento della legge numero 1 del 2010 in materia. Cambiamo argomento. Le aggressioni al personale medico ed infermieristico destano preoccupazione. La statistica nazionale parla di episodi in aumento, maggiormente interessati i lavoratori del pronto soccorso e del 118. Sono in aumento gli episodi di violenza nei confronti di medici e personale addetto alla continuità assistenziale, quale 118 e pronto soccorso. La Federazione Medica ha accertato che almeno un medico su tre è stato vittima di violenza, spesso anche solo verbale. Al primo posto ci sono i medici donna, che riferiscono aggressioni e molestie sessuali. Una caratteristica che accomuna tutti i professionisti è però l'omertà. Gli episodi non vengono denunciati per la mancanza di fiducia nei confronti delle istituzioni, spesso troppo benevole con i malfattori. Eppure ci vorrebbe poco per evitare questi fenomeni. Con una riunione ordinaria, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha sollecitato gli organi preposti, quali azienda sanitaria, comuni e distretti, a munire gli ambulatori delle guardie mediche, altresì trasferire le guardie mediche presso centri per anziani o nei locali dove ci sono già gli operatori del 118. Per quanto attiene gli ospedali, è stato richiesto ai manager una maggiore sorveglianza da parte del personale addetto alla security. L'Ordine dei Medici fa sapere di aver messo a disposizione degli iscritti una tutela giurisdizionale. In sintesi, le spese legali per eventuali contenziosi civili o penali saranno a carico dell'Ordine e i sanitari potranno rivolgersi senza nessuna spesa personale. Si spera così nella riduzione del fenomeno deplorevole ed ingiusto, perché commesso verso medici che lavorano per la tutela della salute dei cittadini. Buone notizie per il nosocomio del Sant'Imotio di Termoli. In arrivo nuovi medici per il reparto di ostetricia e ginecologia. 6 quelli che sono attesi in reparto alla luce del concorso che era stato bandito dall'ASREM. Ancora proteste nel penitenziario di via Cavour a Campobasso per l'emergenza sanitaria al suo interno. Sono in aumento le patologie gravi a carico dei detenuti. Stato di agitazione all'interno del carcere di via Cavour a Campobasso. I detenuti da giorni sono in protesta per chiedere maggiori tutele e diritti sul fronte sanitario. La mancanza di personale medico all'interno della struttura infatti sta creando non pochi problemi, soprattutto a chi necessita di cure. Ad intervenire in merito alla questione è stato in queste ore Aldo Di Giacomo del Sindacato di Polizia Penitenziaria, che ha tenuto a precisare come la situazione dell'assistenza sanitaria negata ai detenuti del carcere sia ora più che mai significativa, come nella maggior parte delle strutture del paese. Problema questo che non fa altro che aggravare la situazione dei malati all'interno delle strutture. Il segretario pertanto ha inviato una nota al Garante Nazionale dei Detenuti per chiedere sostegno e maggiore impegno per far sì che migliori questa situazione. Il caso di Campobasso, attuato Di Giacomo, è emblematico. Si sottovaluta, dice, che da 2 detenuti su 3 sono malati e che sono in aumento HIV e tubercolosi. A livello nazionale i dati destano preoccupazione, poiché si stima che attualmente gli HIV positivi siano circa 5.000, mentre intorno ai 6.500 i portatori attivi del virus dell'epatite B. La situazione, commenta, è ancora più preoccupante, in quanto secondo i medici un detenuto su 2 risulta essere tubercolino positivo e questo sottintende una maggiore circolazione del bacillo tubercolare in questo ambito.
Il segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato ufficialmente al sindaco di Scapoli, Renato Sparacino, la concessione del finanziamento di 200.000 euro per il progetto Note di Innovazione al Museo della Zampogna nell'ambito dell'iniziativa statale di recupero dei luoghi culturali italiani. Nelle prossime settimane il primo cittadino verrà convocato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la firma della convenzione e l'erogazione del finanziamento necessario per l'avvio dei lavori. Anticorruzione e trasparenza, approvato il piano triennale al comune di Isernia. Ascoltiamo gli obiettivi messi in campo dalla giunta d'Apollonio per la sicurezza della comunità. Un consiglio comunale interessante. È un consiglio comunale che è imperniato soprattutto su un argomento che è quello richiesto, perché insomma ci sono dei termini di scadenza molto vicini, e riguarda appunto il piano della corruzione e della trasparenza. Ogni anno la Giunta promuove un piano triennale che è previsto dalla normativa vigente. Quest'anno, lo scorso anno, con una delibera, con un'indicazione dell'ANAC, dell'autorità anticorruzione, l'ANAC ha indicato la necessità che l'organo di indirizzo politico, cioè il Consiglio Comunale, si debba occupare, debba rivedere non il piano, che rimane di competenza della Giunta, ma gli obiettivi strategici che si vogliono raggiungere sotto il profilo dell'anticorruzione e della trasparenza dell'ente. Per cui questi obiettivi strategici vengono discussi dal Consiglio Comunale, che dovrà approvare questo indirizzo o comunque discuterne. Quindi queste linee di indirizzo di carattere generale vengono fissate al Consiglio Comunale, poi successivamente con una giunta già fissata fra due giorni, praticamente prima della fine del mese, perché bisogna farlo entro il fine gennaio di ogni anno, come ogni anno la giunta delibererà il piano triennale dell'anticorruzione e della trasparenza. Quindi questo è una questione non soltanto formale, ma è una condivisione che l'autorità richiede all'organo di indirizzo politico, che per eccellenza è il Consiglio Comunale, di condividere o comunque di indicare quali devono essere questi obiettivi, che poi nel dettaglio la Giunta andrà a varare. Questo detto in pochissime parole. E credo che è una materia molto seria, oggi come oggi, molto importante, che bisogna tenere sempre sotto controllo. Il piano, gli obiettivi, noi ce li siamo già fissati, il piano già è attivo. Adesso ogni anno ci sono degli interventi legislativi, che mano a mano delle modifiche, che noi ne prendiamo atto come ente, oppure fissiamo dei nuovi obiettivi che riteniamo. Il Comune di Isernia si è dotato nel passato anche di un regolamento anticorruzione più dettagliato, che riguarda solo l'ente comune. Pasqualino D'Ascenzo è il nuovo assessore al comune di Montenero di Bisaccia. A D'Ascenzo, che succede a Massimo Di Stefano, gli sono state attribuite le deleghe alla manutenzione del patrimonio comunale, politiche scolastiche, trasporto e viabilità. L'incontro degli studenti dell'Istituto Pertini di Campobasso con il dottor Carlo Denisco sul tema della chirurgia robotica ha prodotto una ulteriore vicinanza dei ragazzi alle innovative tecnologie e al servizio della tutela della salute. Non hanno dubbi gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Sandro Pertini di Campobasso quando affermano di volersi impegnare nel futuro alla tutela della salute delle persone, scegliendo strade di vita attraverso lavori nel campo sanitario. Per questo hanno accolto con molta attenzione il dottor Carlo Denisco, che ha parlato loro del suo lavoro quotidiano come specialista in chirurgia robotica. Frequento principalmente l'indirizzo sanitario e quindi è un'esperienza molto formativa per noi, soprattutto per il post diploma, diciamo, per chi vuole continuare a seguire, diciamo, percorsi di medicina. Abbiamo avuto l'incontro con il dottor Denisco e fa molto piacere, perché è un nostro compaesano e quindi, diciamo, specializzato in
in medicina robotica. È stato molto interessante perché abbiamo scoperto che appunto le prestazioni che può svolgere l'uomo le può svolgere anche un robot, oppure un uomo con il sussidio di un robot, ed è una cosa a parer mio fondamentale perché minimizza tutti quanti i rischi e quelle imprecisioni che possono avvenire in un intervento operatorio, e soprattutto la qualità è maggiore perché appunto il robot, come si chiama appunto il progetto, non suda e quindi diciamo che riesce a migliorare tutte le prestazioni che l'uomo svolge. Campo medico mi affascina, però sto pensando di provare infermieristica e speriamo anche nel campo medico in medicina. Questo incontro che noi abbiamo appunto avuto con il chirurgo Carlo Denisco è fondamentale per noi e per il nostro percorso futuro, appunto, proprio perché ci spiega come le tecnologie, l'avanguardia tecnologica vengono inserite e aumentano le possibilità anche nel campo chirurgico e soprattutto medico. Come ha ribadito il nostro dirigente Umberto Di Lallo, questo qui è un incontro nella quale la chirurgia d'avanguardia e la medicina portano scuola a scuola, appunto. Grazie al professore e anche per un orientamento futuro. Per noi questo incontro è stato molto significativo e importante, soprattutto perché anche qui all'Unimol abbiamo la facoltà di infermieristica e questi processi tecnologici all'avanguardia possono essere appunto un punto di arrivo e un punto di partenza anche per noi studenti. Un regolamento rispettoso dell'ambiente e delle attività economiche all'interno dell'area del costituendo Parco Nazionale del Matese. La proposta della Coldiretti sarà presentata a Morcone venerdì 31 alle ore 16. L'incontro vedrà la partecipazione degli amministratori campani e molisani delle aree ricadenti nel parco. E passiamo ora alle previsioni del tempo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Cielo prevalentemente velato nella prima parte di oggi sul Molise, stellato dalla sera. Le temperature sono comprese tra i 5 gradi di Campobasso e la massima di 17 a Termoli. Ventilazione dai quadranti occidentali, poco mosso il mare Adriatico. Sulla regione domattina è attesa una debole nuvolosità, valori climatici stazionari, correnti da sud. Risultati importanti per la società NAI di Isernia a Vinchiaturo nel cross, gara valida come campionato regionale individuale di corsa campestre. Nella categoria allievi si è imposto su tutti Alessandro Visone, giovane atleta allenato dal tecnico Yolanda Ferritti. In campo femminile buone prove anche per Giorgia Armenti, Chiara Castaldi e Morena Di Benedetto. Pallacanestro in carrozzina, successo per il quintetto molisano della Fly Sport in trasferta a Roma, risultato di 43-38 per la formazione dell'allenatore Gabriele Pasciullo contro il Santa Lucia domenica 9 febbraio. Al Pala Sabetta di Termoli la Fly Sport incontrerà nel prossimo turno i Crazy Ghost. 7 risultati utili consecutivi lanciano l'Agnonese nella zona a ridosso i play-off nel calcio di Serie D. La squadra ha trovato identità, equilibrio e atteggiamento positivo in campo. Erminio Rullo, Chieti schiantato 5-0, prova ineccepibile, perfetto quasi da parte dei suoi giocatori. I ragazzi sono stati bravissimi. Nell'atteggiamento, nell'interpretare la gara, nel mai accontentarsi dopo il 2-3-0, quindi oggi c'è da fare un grosso applauso a loro e questo deve essere un punto di partenza per la loro consapevolezza che se vogliono possono fare queste prestazioni perché hanno tante qualità e tanta forza mentale. Settimo risultato positivo consecutivo, la squadra cresce di settimana in settimana. Sì, diciamo che a dicembre sono stati bravi anche i dirigenti e i direttori a portarci
qualche cambio in più. Prima eravamo un po' contati, quindi adesso abbiamo tanta scelta e i ragazzi sono sempre sul pezzo, quindi merito loro e bisogna continuare. Sulle ali dell'entusiasmo e con i risultati di questa settimana, l'Olimpia Agnonese dove può arrivare? Noi non ci abbiamo limiti, dobbiamo fare più punti possibili per salvarci. Una volta che ci salviamo, guarderemo avanti gli avversari dove sono e tireremo le somme. E giocare con la mente libera può servire in questo momento? Sì, sicuramente d'aiuto. D'altra parte però non deve essere un motivo di rilassamento, perché magari si pensa che ormai siamo salvi e ci si può rilassare. Invece no, se si vuole raggiungere un obiettivo importante bisogna accelerare ancora di più. Il CUS Molise è in finale di Coppa Abruzzo di pallavolo maschile. Il sestetto del capoluogo ha battuto Vasto in semifinale 3-1 e sabato 1 febbraio si giocherà la finalissima a Lanciano contro la vincente della sfida tra gli abruzzesi e l'Agnone. 25-19, 21-25, 25-15 e 25-10 i parziali della partita. E con questa notizia si chiude la nostra informazione. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle nostre prossime edizioni.